Se oggi io e Dario vi faremo vedere come si fa il gelato stracciatella. Allora, lo yogurt greco l'abbiamo messo già un po' precedentemente nella cella per farlo già solidificare. Per dolcificare metteremo questo qua, il dolcificante. Abbiamo preso le bustine al supermercato di stevia, 0 calorie, ne mettiamo 2 per ognuno e poi mescoliamo. Il gelato già è bello freddo, un po' congelato, anche questo qua. Poi prepariamo la cremina al cacao. Siamo pronti per comporre allora lo yogurt che abbiamo dolcificato, gocce di cioccolato, cremina al cacao, guardate com'è bella, fatta con il video che vi ho fatto sempre qua sul mio secondo canale, molto densa, con poca acqua, anche questa dolcificata, granella di nocciola e 2 ciotoline per andare a comporre. Facciamo proprio come fanno il frozen yogurt, le mettiamo un po' sotto, giusto? Sì. Ecco così, un po' sotto così. Poi ci mettiamo la granella di nocciole, giusto? Quindi è mezzo. No, io me ne sono amore. Devo fare sempre un gelato a stracciatella healthy, proteico, giusto? Dai, fai il bravo. Poi qua dentro ci andiamo a mettere le gocce di cioccolata, le mettiamo direttamente nello yogurt. Ok. A terra no. Poi andiamo a mescolare il tutto. Ragazzi, già così è super invitantissimo, guardate, dobbiamo però completare. Amore, smettila di leccare lo yogurt e mangini qua. A questo punto, ragazze, completiamo con gocce di cioccolato abbondanti, giusto amore? Sì. Che a me amore piacciono. Bah. Poi mettiamo la nostra cremina al cacao, tipo topping, così. Ok, visto come sono bravo. Oh, posso aprire una gelateria? Sì. Per concludere, granella di nocciola. Wow. Io metterei pure 2 nocciole. No, amore, non esagerare, è il solito maiale che non si alza. Altre 2 goccine. Ecco qua. E voilà, guardate che bello. Bellissimo questo gelato che ho fatto. Guarda com'è invitante, bello da mangiare. Adesso si mette in cella prima di mangiarlo, in freezer, appunto, perché è un frozen yogurt. Yummy! Lasciatemi un bel like per questo frozen yogurt. Vi ricordo di lasciarlo un po' in freezer, anche una mezz'oretta. Se li preparate il giorno prima, poi prima di mangiarli, estraeteli una ventina di minuti, un quarto d'ora prima di mangiarli, vi mangiate proprio tipo frozen yogurt. Proteico e buonissimo. Buon appetito!